tribunale dove... dove noi abbiamo piazzato due microfoni, sentiamo le arringhe di questo avvocato. Sì. Le arringhe, pronto già il giudice, vede sì, il giudice. Già il giudice è già pronto. E l'avvocato... Le incredibili arringhe Messina. Dell'avvocato Messina. L'aula è già gremita, si sentono il martello del giudice. Sentiamo se c'è la voce. Signor giudice, eccolo. Signori della corte, c'è. Oggi in quest'aula stiamo celebrando il funerale del diritto. Addirittura. La morte della verità. Vabbè. L'esaltazione del qui pro quo. Ah. Noi oggi giudichiamo, guardatelo qua signori. Ma insomma, non è un bello spettacolo. Un uomo coerente. No, avvocato, mi scusi, ma dove sta la coerenza di uno che ammazza la moglie a colpi d'ascia? Coerenza? Lei mi parla di coerenza? Signor giudice, mi viene da ridere a sentire questa parola. Avvocato, ha parlato lei di coerenza? Io? Eh sì. Ma sono sbagliato. Vabbè, succede, no. Però... ci siamo quasi. Infatti, il mio cliente aveva avvisato la moglie che se fosse uscita quel giorno lui si sarebbe arrabbiato. I congiuntivi. E infatti si è arrabbiato. Sì. E la scelta dell'ascia, signore della corte, ne è la dimostrazione. Avrebbe potuto darle uno schiaffo. Ma dopo lei avrebbe senz'altro detto: ma che mi sono sposata? Un uomo debole che non mantiene neanche quello che promette, uno smidollato, insomma un uomo senza palle, signor giudice. Ecco, diciamo. E invece no, questo uomo può oggi guardare fiero negli occhi la sua donna. Ma com'è, o meglio, potrebbe, se non fosse venuta purtroppo a mancare. Che credo io. Lascia. E allora, signore della corte, signor giudici, sì, se noi condanniamo quest'uomo, e guardatelo, dico uomo. Meglio di no. È un'esagerazione, sì, dire. Scrondo. Se noi lo condanniamo, che dobbiamo dire allora di questi che abbandonano i cani in autostrada? Silenzio, per favore. Di questi che non si portano mai lo shampoo al calcetto. Diciamo, sono problemi, eh. Di questi che parcheggiano le smart nei parcheggi per i motorini. Lo sono io. Questa. La domanda che noi ci dobbiamo fare piuttosto è questa. Si poteva evitare? Bah. Evidentemente no. Ah, certo. Se no. E allora, davanti all'inevitabile, che cosa possiamo fare noi? Possiamo spostare le montagne? No. No. Possiamo oscurare il sole? No. Possiamo vincere al Superenalotto? Sì. Forse. Con un colpo di culo. Quel colpo di culo che invece è mancato alla povera vita. Certo. Se sono andata, non è che... Ma chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo? Per dire chi è Caino e chi è Abel. Chi siamo noi per dire chi ha passato la borraccia tra Bartali e Coppi? Chi siamo noi per dire chi sono i genitori di qui qua qua? Ma io vi chiedo, se quella donna potesse tornare indietro, uscirebbe ancora trasgredendo alla volontà del marito? Ma evidentemente no. Certo. E non è forse già questa un'ammissione di colpa? Sì, un po' largo. E se noi oggi possiamo dire che quella donna ha sbagliato, è solo grazie all'intervento del mio assistito. Chirurgico, però. E qual è la morale di tutta questa storia? Qual è? Non la sappiamo. E non la sapremo mai. Ah. Per cui, signor giudice, sicuro di un suo verdetto favorevole, attendiamo sereni il vostro giudizio. Sentiamo. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo, scusi, eh? C'è un volume pazzesco oggi, era già aperto il microfono. Stai zitto, 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 che poteva andare peggio. Ma come peggio? Loro non lo sanno che tua moglie era uscita per andare a comprarti il regalo per il 20° anniversario di matrimonio. Zitto, zitto. L'avvocato Messina. Viva Radio 2!